Anticipazioni uomini e donne. I due nuovi tronisti. È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. E sicuramente l'argomento più importante è stato quello dei tronisti. Dopo la scelta di Davide, che alla fine ha abbandonato il programma con Chiara Raghi, e dopo l'abbandono, tempo fa, di Gianluca, è stato necessario scegliere due ragazzi che possano iniziare un percorso sul trono. Si è parlato molto di loro ed è stata descritta la loro vita e la loro personalità con il caratteristico video. Il primo è stato Giacomo. Quest'ultimo ha 25 anni, svolge il lavoro del videomaker e ha i capelli e gli occhi chiari. Ama viaggiare ed è costretto a farlo anche per lavoro, quindi non è una persona che resta a lungo ferma in un punto. Uno dei suoi hobby è la chitarra. Nel video di presentazione, Giacomo si è descritto come una persona timida e socievole che, nonostante ciò che accade quotidianamente, crede ancora nei valori dell'amicizia. Nonostante questo, però, Giacomo ha spiegato di vivere di contrasti e di contraddizioni. È sua abitudine cercare la discussione e la ama non perché gli piaccia litigare, ma perché ritiene che sia l'occasione per conoscere punti di vista diversi e anche per capire meglio l'altra persona. Per quanto riguarda l'amore, il tronista ha spiegato di aver raramente perso la testa. Comunque è accaduto, e in quel caso si è trattato di un'esperienza che l'ha davvero coinvolto. Giacomo non ha esigenze particolari per l'aspetto, perché per lui l'apparenza non conta, ma è necessario conoscere gli aspetti più importanti di una persona. Secondo lui, tutti hanno qualcosa da insegnare. Il tronista è un grande appassionato di tatuaggi, e infatti il suo corpo è ricoperto da questi ultimi. Giacomo ha poi raccontato alcune sue esperienze di vita e si è detto pronto a intraprendere questo nuovo percorso. Il secondo tronista che è stato presentato si chiama invece Massimiliano e ha raccontato la sua storia che ha emozionato tutti i presenti. Massimiliano viene da Nettuno e ha 20 anni, ha gli occhi azzurri e i capelli chiari, che tiene lunghi. Nella clip Massimiliano ha raccontato la sua difficile storia, spiegando che all'età di 13 anni ha dovuto rinunciare alla presenza del padre. Quest'ultimo se n'è andato di casa e a quel punto è stato lui a doversi rimboccare le maniche. Massimiliano ha spiegato di essersi impegnato per il benessere della sua famiglia e perché entrassero più soldi. Ciò nonostante è stato costretto ad andare più volte alla Caritas perché non avevano neppure la possibilità di mangiare. Massimiliano ha anche detto di adorare la sorella, malgrado non glielo dica mai, al punto da sognare di incontrare a Uomini e Donne una ragazza come lei. Il tronista ha anche recentemente rinunciato al suo stipendio, già molto scarso, per aiutare la sorella. Quest'ultima era incinta e aveva bisogno di aiuto per le cure mediche e ovviamente Massimiliano non si è tirato indietro. Il tronista è quindi diventato lo zio di un bambino che ama e al momento continua ad arrangiarsi come può con i lavoretti. Fa il cameriere, il carrozziere, ma ha avuto anche svariate esperienze nel mondo della moda. Ora però sogna di trovare l'amore della sua vita. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono le descrizioni di questi due nuovi tronisti e vi sembrano interessanti? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.